Ciao ragazze, benvenute o bentornate a tutte nel canale. Finalmente rieccomi. Sono passate circa 2 settimane dall'ultimo mio video, ma devo dirvi la verità, in queste ultime 2 settimane non mi sono proprio sentita bene. Ho avuto una forte tracheite, non riuscivo a parlare, la voce praticamente si era abbassata del tutto e ho dovuto fare l'antibiotico e più volte ho fatto tamponi, ma non Covid, ma un forte raffreddamento perché eravamo stati in montagna e lì ho preso un freddo atroce, quindi potete immaginare, ho saltato anche il video della collaborazione con le mie amiche e, che farò sicuramente per fine marzo, però ora finalmente sono tornata con la mia voce ed eccomi qui subito a girare un video. Mi siete mancate, quindi ritorno. Ho veramente tantissime idee che mi sono annotate in queste ultime 2 settimane. E ritorno da voi con un video che so che vi piace moltissimo, determinati del mese di febbraio. Allora, preparatevi perché ho tanti prodotti corpo, ma come sempre partiamo da quelli del viso. Andrò random e vi racconterò per bene le mie impressioni. Allora, prima di tutto ho terminato questo micro polish di Ren. È un detergente risveglio della pelle a base di acido glicolico, una percentuale bassissima. Io lo andavo ad utilizzare 2-3 volte a settimana come risveglio della pelle. Sapete quanto per me sia importante il risveglio della pelle? Non è un esfoliante, ma funge come se fosse un esfoliante, quindi leviga, vi illumina. Io lo andavo ad utilizzare con la sua lotion, che è questa qui che ho poi ovviamente a casa, e mi è finito prima questo prodotto, tant'è vero che me lo sono portato anche in Colombia e l'ho richiesto al brand perché mi piace moltissimo. Va ad agire sulle discromie, va ad agire sulla luminosità, sull'aspetto dei pori dilatati e mi è piaciuto veramente moltissimo. Come detergente, non mi dilungo perché questo prodotto non si fa più. Avevo una taglia deluxe di La Prairie, l'acqua micellare, struccava perfettamente bene. È un'antietà, nonostante uno possa pensare che è solo un'acqua micellare, però per chi ama prendersi cura del proprio viso attraverso dei detergenti anche dall'azione specifica antietà, era l'optimum, ma non si fa più, quindi non mi dilungo. Grandissimo prodotto che mi è piaciuto moltissimo e ero molto scettica perché sapete che quando si parla tanto di un prodotto, di un brand, ci sono i pro e i contro. Questo prodotto l'ho adorato. Gli altri che vi mostro di un altro brand, no. Il primo è questo di Elemis ed è il detergente schiumogeno. Tanta schiuma non lo andava a fare, ma andava a perfettamente a levigare l'incarnato. Mi è piaciuto molto, schiariva, illuminava, lasciava il viso veramente compatto e anche più teso, più tonico. Insomma, ecco, questo di questo brand mi è piaciuto molto. Cosa che invece come crema e come siero tanto quanto, ma come crema anche no, di Drunk Elephant. Se ne è parlato tantissimo di questo brand, la crema è ai peptidi. Una crema anche soffice, devo dirvi la verità, molto morbida, una piacevole fragranza, però tra il metterla e il non metterla era la stessa cosa. Cosa che invece questo siero invece mi è piaciuto un po' di più. Ma se io dovessi andare a ricomprare la linea, non mi ha soddisfatta, non la trovo eccezionale. Forse nel concept, ma non nel risultato, quindi purtroppo no. Il siero, devo dirvi che anche ha una percentuale minima di glicolico, quindi mi andava a levigare perfettamente il viso, però ecco, non è scoccata la scintilla e onestamente per me è un no. Base di vitamina C. È un grandissimo siero di cui io sono letteralmente innamorata, che l'ho utilizzato nel cambio di stagione come booster, ragazze, è solo lui. Buckle TOC, un siero dinamizzante, un siero rassodante, un siero che ho adorato per consistenza, per efficacia, per risultato, e io lo andavo ad utilizzare tutte le mattine miscelato ad un siero o volendo anche ad un booster.
Devo dire che mi lasciava la pelle compatta, luminosa, schiarita e il risultato si vede perché io adesso ho un fondotinta molto leggero e un blush con cipria, quindi devo dirvi la verità, la pelle veramente è uniforme e così anche questo non potrebbe essere, altrimenti io lo amo, vi avrò fatto una testa così, ma voi almeno una volta nella vita bisogna che proviate, dottor Sebag, la polvere di bellezza. Non mi dilungo perché io la amo, la miscelo tutti i santi giorni alla mia crema, non me la faccio mai mancare, eccola qui sopra ed è un prodotto veramente eccezionale. Un'ampolla dura un paio di settimane, io la miscelo alla crema, ne escono 5 dalla confezione, ma si può vendere anche singola, illumina, schiarisce, tonifica, compatta, dona turgore, insomma questo è l'effetto e io veramente lo amo. Concludo per il viso con la linea Capture Totale. Ho utilizzato di nuovo dei campioni del siero e della crema che sapete essere una linea che io ho adorato, una linea ridensificante che dona turgore, ha i segni di espressione, dinamizza il turnover cellulare e l'ho ripresa, nel senso che l'ho riprovata perché è uscita la nuova lotion ed ero ovviamente curiosa come una scimmia di provare questa lotion che mi è piaciuta moltissimo, una lotion gelée, ma proprio dalla consistenza che dona turgore a quelli che sono i segni di espressione per una pelle che ha bisogno di essere nutrita, ma al tempo stesso ridensificata, ricompattata dall'interno, veramente un toccasano. Poi le lotion, sapete, fanno penetrare i prodotti ancora più in profondità, sono dei, come dire, dei preparatori, aumentano l'efficacia delle creme, per me sono mai più senza. Passiamo al corpo, va bene, Go Fresh di Dove, un deodorante sapete essere tra i miei preferiti, questo è limited edition, vivo ogni emozione sulla mia pelle, ve ne avevo già parlato nel video scorso con Abbracciami, quando ho visto questo l'unico neo, nota neo negativa è che è verde, vabbè io non amo il verde ma comunque questo ha poca importanza. Ho terminato di Dr. Organic il prodotto per il seno. Ha una fragranza meravigliosa di questo brand, questo mi ha conquistata, ma l'avevo già provata e riprovata, non è la prima volta che lo prendo, mi viene poi regalato, mi piace perché è un rassodante, è un prodotto di riempimento, mi piace perché ha una fragranza delicata, agrumata, insomma, io lo adoro. Questo detergente di Nani, vi invito sempre a Dio mio, vi invito sempre a provarlo perché per il prezzo che ha veramente e oltre a essere delicato è molto efficace. Lo usa anche la mia pequeña che le piace moltissimo e ne basta poco e lascia veramente la zona ben detersa, va bene, ed è molto molto delicato. Quindi quando io li trovo li prendo sempre dall'azienda che tratto. Questo ragazzi non mi dilungo eppure mi piaceva da morire, è il latte per il corpo dell'Instant Magique di Guerlain, una fragranza dolce, una fragranza devo dire delicatissima, cipriata, una fragranza un po' boisée al tempo stesso, è una fragranza che mi dà l'idea del sogno, di vivere un po' sospesa nell'aria perché è voluttuosa, mi piaceva perché era anche un po' iridescente, ma purtroppo Guerlain ha tolto quasi tutta la linea corpo, eccetto Mon Guerlain e la linea Delise, per il resto ha tolto tutto. Queste sono, anzi no, continuiamo con il corpo, questo ve ne avevo già parlato nei miei preferiti, è finito, il Cellulite Eraser, prodotto anticellulare della linea di Biotherm, un gel denso, un gel che andava a compattare perfettamente la zona, un anticellulite per eccellenza e quello che mi piace tanto di questo prodotto è che si assorbe in un nanosecondo. Poi ha un'ottima fragranza e devo dire che lascia la pelle perfettamente levigata e compattata. Crema per le mani purtroppo bocciatissima, sapete quante io ne provi e ne utilizzo, l'Alpha Age di, eccolo qui, Alpha Age, non mi è piaciuta proprio, restava in superficie, non si andava ad assorbire, tant'è vero che me la dovevo tamponare, non mi piaceva perché mi dava l'idea che non penetrasse a fondo, bocciata,
fragranza bocciata, anche l'effetto che mi lasciava, no. Quindi purtroppo rispetto ad altri prodotti che mi sono piaciuti molto, questo anche no. Igienizzante della linea per le mani di Sien, questo mi è piaciuto molto per la fragranza, anche per come andava ovviamente a lasciare questo gel sulle mani, quindi non mi andava ad asciugare e mi è stato regalato, vabbè, io i prodotti Sien non ho modo di reperirli, però questo mi è piaciuto. E anche CBN è un brand che io ho in celletta dal mese di novembre, che è un brand svizzero tra i migliori in assoluto, a base di cellule germinali vegetali, quindi associa l'antietà in tutti i suoi prodotti nella rigenerazione totale. Questo mi piace da morire, è il trattamento per il seno altamente rassodante. Nasce anche per allattamento, per chi ha problemi proprio di svuotamento, ed è un latte molto morbido, ma che si assorbe immediatamente. Io lo adoro, sapete che utilizzo sempre i prodotti per il corpo tutto l'anno regolarmente, questo mi piace da morire. Infine, questo della linea di Ritual è uno spray che io andavo ad utilizzare sul cuscino la sera prima di andare a dormire. Onestamente, questa è la fragranza che meno mi piace di Rituals, perché sapete come adoro questo brand, ma purtroppo è un po' troppo speziato, un po' troppo di sentori arabeschi, e purtroppo questo proprio non fa per me. Concludo, ragazze, con due prodotti per i capelli. Il primo di Aveda, queste goccine che io andavo ad utilizzare come riparatore sulla lunghezza tutti i giorni. Mi è piaciuto moltissimo, è durato tantissimo, il brand me l'aveva omaggiato, il gruppo Estée Lauder, e mi andava a riparare comunque la lunghezza, le doppie punte, anche se io proprio non ne ho, ma mi dava otticamente anche un aspetto più lucido al capello e soprattutto protetto, un po' come il balm della linea Beauty Balm di Merles Moon. Un balsamo sottilissimo che vi protegge da quelli che sono gli agenti atmosferici. Questi a goccine, quelli al balsamo, però è un prodotto che come utilizzate le vostre creme per il viso, così anche per i capelli sono l'optimum. Questo sapete quanto io lo ami, lo utilizzo una volta barra due al mese. È il balsamo ristrutturante di Sisley, un balsamo portentoso. Io lo utilizzo per tutta la lunghezza dei capelli, lo tengo in posa anche un'ora, 2 ore prima di andarmi a fare lo shampoo. Se la domenica sono a casa tutta la giornata, e devo dire che lo amo per la lucentezza, per la morbidezza, per l'aspetto soffice che poi lascia i capelli. Io lo amo per capelli danneggiati, decolorati, che hanno bisogno di essere ristrutturati in profondità. Questa è una manna dal cielo. Ne basta poco, dura tanto, è vero che può costare, però ne vale tutta la spesa. E concludo con un mascara che, pur essendo economico, mi era stato regalato di Rimmel, il Wonderful Real. Mi è piaciuto moltissimo. Ho scovolino in elastomero, questo è proprio super consumato, asciuttissimo. Le andava a separare e ad allungare. Un effetto ciglia lunghe, forse un po' a mazzettini, però tutto sommato l'effetto mi piaceva veramente tanto. Nei mascara economici, ecco, questo lo andrei a ricomprare. Questi, ragazzi, sono stati tutti i prodotti che ho terminato in quest'ultimo mese. Spero, e non lo voglio dire, di ritornare con più assiduità. Un po' per queste 2 settimane che non mi sono sentita bene, anche un po' per questa situazione che ovviamente incombe su tutti quanti noi, e l'umore è un po' a terra. Però credo che questo canale, o come tanti che anche vado a seguire, siano anche un modo per distrarsi e un modo soprattutto poi di intrattenere le persone. E perché no, di farci svagare anche un po' con la testa. Quindi io continuerò a fare video dedicati al beauty e spero anche non solo, anche ai libri e a quant'altro, e spero di ritornare con più assiduità. Detto questo, vi ringrazio di essere state in mia compagnia, di essere arrivate fino alla fine del video. Noi, come sempre, ci vediamo prossimamente con un nuovo appuntamento e nel frattempo vi mando un bacio grandissimo.